è la festa non solo dello sport, è la festa della città, è la festa della parte bella della città, dei giovani, dei bambini che qui trovano, ecco, uno sfogo per manifestare tutta la loro allegria, la loro spensieratezza in un periodo, no, dell'anno in cui si chiudono le scuole, inizia la tanto attesa estate. Ed ogni anno è sempre più bello vedere l'entusiasmo con cui tutti questi ragazzini affrontano queste giornate. Tra l'altro, guardandoli sfilare, ecco, mi impressionava il numero di giovani, perché poi non sono solo bambini, che praticano attività sportiva. E dedichiamo sempre nell'arco di Sport Days una giornata ai più piccoli, presentando Pompieropoli insieme al personale dell'Associazione Nazionale del Corpo della sezione di Avellino. E quindi il 6 giugno potranno cimentarsi in questo percorso ludico e provare veramente la sensazione di poter spegnere un fuoco, di fare un'arrampicata e salvare un gattino, di poter entrare in una casa invasa da fumo e quindi salvare un bambino. E di sicuro sarà un'esperienza emozionante provare ad essere pompiere per un giorno. Compagnia del presidente del centro Aprea, ben ritrovato. Centro Aprea che quest'anno è presente con degli stand qui al Campo Coni di Avellino, degli stand espositivi di manufatti. Spieghiamo nel dettaglio di cosa si tratta. Praticamente questi manufatti fanno parte di un nostro laboratorio che facciamo insieme ai ragazzi, un laboratorio di ceramica, che è fra quelle tante cose che noi facciamo al centro. Stiamo qua per farci conoscere. Adesso con i manufatti, che sono i manufatti, però niente, abbiamo portato pure delle locandine che spiego un poco quello che noi facciamo per i ragazzi. Ecco, naturalmente facciamo finta che io sono una persona che si avvicina al suo stand per capire che cosa si fa al centro Aprea. Spieghiamolo. Al centro Aprea si tenta di un'integrazione per le persone a tutto tondo, non solo verso le persone con diverse abilità, ma a tutte le persone che hanno difficoltà all'inserimento nella società. Come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, mio fratello. Tuo fratello, ecco, vieni, eccolo qua, un'altra. Come ti chiami? Anna. Anna, tu come ti chiami? Edoardo. Edoardo, eccolo un'altra. Zoe. Zoe, quanti anni avete? Io. Vai. 8, 8, 8. No, 8 e mezzo. 8 e mezzo. Io così. Così, 4, 5. Così. 4, 5. Marielle. Tu ti chiami? Io mi chiamo Marielle e ho 5 anni. 5 anni. E tu quanti anni hai? 3. Non lo so bene. Che numero è quello? 3. È troppo poco per quello che hai tu. Loro mi hanno detto che hanno fatto l'arrampicata. Anch'io. Tu pure tu l'hai fatta l'arrampicata? Solo che lui aveva paura. Perché avevi paura dell'arrampicata? Però adesso non voglio la paura.